nasce da una consapevolezza di effettuare un'analisi nell'area del centrodestra. Volutamente questa iniziativa non ha colori di partito, non per questo rinneghiamo o rinnego l'appartenenza al partito, ma nasce da questa consapevolezza di rivedere quelli che sono stati i canoni fino ad oggi di un centrodestra, quindi dalla voglia di rimettersi in gioco. E quindi questa consapevolezza che un'epoca ha presentato quindi delle criticità, quindi l'analisi sarà fatta proprio su questi punti. Il convegno di questa sera è fatto tant'è vero solo da addetti ai lavori che vengono anche dalla provincia di Catanzaro, quindi non solo dalla città di Catanzaro, quindi la voglia di mettersi in gioco, di lanciare quindi una nuova idea, di dare un input a quest'area del centrodestra e quindi presentarsi alla città e quindi con un progetto ben preciso. Non si vuole lanciare la sfida a nessuno, né tantomeno rottamare nessuno, anzi credo che quel cambio generazionale tanto invocato necessita di essere accompagnato da chi ha l'esperienza più dei giovani, delle nuove generazioni, altrimenti si rischia un'improvvisazione in politica e nell'amministrare che poi può portare alla nascita di quei movimenti popolari che rischiano di sciogliersi come neve al sole dopo poco tempo. A tutta destra è il titolo di un'iniziativa che è nata assolutamente in maniera spontanea dalla volontà di confrontare diverse esperienze, esperienze che comunque fanno riferimento ad un'area politica ben precisa. Allora credo che oggi sia il caso di mettere in discussione proprio queste esperienze. I relatori e i protagonisti, ma poi sarà un appuntamento, l'abbiamo voluto informale perché è aperto e proprio per fomentare e agevolare l'intervento di tutti, metteremo in discussione queste esperienze comunque con il fine di cercare di far capire ai più giovani che è possibile fare politica in maniera diversa rispetto a come l'opinione pubblica ormai manifesta, no? Si vuole la politica grigia, la politica oscura e non invece la politica come strumento per la risoluzione dei problemi, quindi cercheremo di far capire che la politica è anche altro, è nobile, arte nobile, ricerca della spiritualità, e quindi questo insomma è una delle tante sfide che questa manifestazione, questo appuntamento si pone insieme a una dialettica, una discussione sul futuro di un'area politica che sicuramente soffre una grave crisi. È iniziata una discussione in tutto il territorio nazionale, anche da Catanzaro riparte e ci chiediamo dove andremo e soprattutto quali che sono stati gli errori passati. Sì, un'iniziativa lodevole di dialogo e di apertura verso i cittadini, soprattutto verso i cittadini giovani, e in un momento in cui assistiamo ad una forte crisi dei partiti, non soltanto a Catanzaro e in Calabria, ma anche a livello nazionale. Spero e auspico che da stasera che questo sia l'inizio di una serie di incontri che portino non soltanto a delle semplici riflessioni, ma che ci consentono nel dialogo e nel dibattito insieme a coloro i quali parteciperanno a riuscire a trovare delle soluzioni e delle proposte concrete da fare. Un'iniziativa importante rivolta soprattutto ai giovani amministratori, a coloro che comunque credono nella politica e che vogliono riavvicinare i giovani, quelli che un pochino diciamo si sono allontanati da alcuni ideali e che comunque per vicende sicuramente addebitabili alla politica si sono un po' hanno diciamo un po' meno fiducia. È importante fare sinergie con tutti i territori, infatti oggi ci sono presenti diversi amministratori di diverse realtà, è importante confrontarsi, è importante fare rete, ma soprattutto è importante la militanza all'interno del partito, perché partire già da giovani a seguire quelle che sono le dinamiche dei partiti, delle amministrazioni, è importante non solo per la buona politica, ma anche e soprattutto per essere poi in futuro dei buoni amministratori quando si è chiamati a partecipare direttamente ad una competizione elettorale.